Ciao, sono Francesca Benini, sono svizzera, vengo da Lugano in Canton Ticino e a Pisa ho frequentato la magistrale in storia e forme delle arti visive, dello spettacolo e dei nuovi media. Mi sono laureata nel 2012, quindi ben 8 anni fa, con una tesi su Giovanni Segantini e in particolare sul simbolismo nelle sue opere d'arte. A Pisa sono arrivata grazie a una borsa di studi, e infatti io ho iniziato il percorso a Zurigo e l'ultimo anno della triennale là ho ottenuto una borsa presso la Scuola Normale Superiore di Pisa e mi sono trovata molto bene, per cui poi ho deciso di rimanere anche per la magistrale. È stato veramente utile poi, col senno di poi, confrontarmi con due metodi scientifici un po' diversi, quello nordico, svizzero, tedesco e quello italiano, e in generale degli anni a Pisa ho un ricordo bellissimo perché anche se è una città piccolina dal punto di vista universitario è estremamente vivace, grazie proprio anche alla presenza di queste scuole d'eccellenza della Normale e del Sant'Anna, e sono comunque stati anni veramente stimolanti nei quali ho costruito delle amicizie e dei contatti che coltivo ancora oggi e che in parte sono validi anche professionalmente oggi. Dopo gli studi mi sono buttata in una carriera museale, ho avuto la fortuna di iniziare a lavorare nei musei subito dopo la laurea, facilitata anche dai contatti che ero riuscita a creare durante l'anno in cui ho scritto la tesi, quindi frequentando gli archivi, entrando in contatto con gli eredi dell'artista, con tutte le persone, gli attori intorno a Giovanni Segantini. Ecco, questi contatti e questo lavoro poi si è rivelato utile professionalmente. Dopo i primi anni di stage, ho cominciato a collaborare a singoli progetti, anche a creare dei progetti espositivi che presentavo ai musei e con i quali poi entravo in contatto come indipendente. Poi sono stata coinvolta da una fondazione privata nella creazione di un piccolo museo dedicato a un artista archeologo, ticinese, Aldo Crivelli, e lì ho sviluppato proprio la linea espositiva del museo. Sono stati anni molto duri, ma utilissimi perché ho imparato tantissime cose, come è il caso quando si inizia qualcosa da zero. È sempre una sfida, ma si imparano davvero tante cose. E adesso sono 2 anni che sono curatrice presso il Museo della Svizzera Italiana, Museo d'Arte della Svizzera Italiana di Lugano, è un lavoro bellissimo, io sono molto felice, mi sento molto fortunata. Non è un lavoro che ti permette di specializzarti a fondo in un settore o su un artista, proprio perché seguendo vari progetti espositivi, anche se poi uno ha un settore, comunque questi coprono periodi diversi, tematiche diverse, per cui bisogna rimanere un po', multisfaccettati, però è un lato anche positivo, anche bello. Poi si ha occasione di entrare in contatto con artisti viventi per molti progetti, è veramente un lato davvero stimolante e anche difficile da alcuni punti di vista. Però ecco, forse riassumendo, il lato più bello del lavoro museale è quello di trasformare la conoscenza storico-artistica in condivisione con il pubblico. Infatti, l'obiettivo di noi curatori o dei musei in generale è quello di creare delle mostre che lasciano qualcosa ai visitatori e, in altre parole, che trasmettano l'essenza delle opere esposte.